questa giornata è un'opportunità proprio per i ragazzi delle scuole medie e delle loro famiglie di visitare non solo i locali ma trovare, diciamo, l'espressione viva di come vive veramente questo liceo, che è una comunità educante continua. Le novità sono date, diciamo, dai ragazzi, che sono realmente contenti di aver fatto questa esperienza. Perché trovano, soprattutto non lo dicono i ragazzi rappresentanti dell'istituto che stanno completando il loro percorso di studi, entrano bambini ed escono uomini. Effettivamente l'impegno richiesto proprio nello studio di un percorso liceale è tanto, e ci deve essere, perché attraverso l'impegno la persona si forma meglio, diciamo che opera su se stessa non solo in una forma di comprensione, ma può progettare la propria vita e il proprio percorso. I docenti non sono altro che delle guide in questo percorso, e quindi significa che lo studio, le conoscenze, lo sviluppo delle competenze deve servire per costruire il futuro. Il liceo classico ha ampliato la sua offerta formativa ed abbiamo avuto veramente un grande successo anche col neonato liceo linguistico che ci è stato dato ad aprile dell'anno scorso, quindi a iscrizioni chiuse. Questo era, diciamo, un liceo che insieme a quello delle scienze umane 2 anni fa va a completare un'offerta che qui in effetti mancava, e questo ci sta dando delle grandi soddisfazioni, ci dà la possibilità di aprirci al territorio, di permettere ai nostri ragazzi, ai nostri comprensori a non viaggiare più per Palermo, quindi anche avere una comodità di venire qui a Bagheria, e questo anche di offrire maggiori possibilità ai ragazzi che non scelgono soltanto il liceo classico. Sicuramente consigliare un istituto non è facile, perché comunque il passaggio dalle scuole medie a quello che è il mondo liceale è un passaggio molto difficile, perché poi sono 5 anni che vanno a formare la persona in sé, quindi è un consiglio particolarmente azzardato, però sicuramente la mia esperienza dopo 5 anni mi porta a dire che io farei nuovamente la stessa scelta, perché sia a livello didattico che umano è una scuola che mi ha dato molto. Poi il tutto dipende dall'individuo come vive questi 5 anni, ma il classico sa e può dare molto. Io sono molto di parte, dato che mi piacerebbe intraprendere la carriera politica poi nel mio futuro, quindi sicuramente la preparazione che sto ricevendo dal liceo classico penso sia, da questo punto di vista, assolutamente la più completa. Però posso portare l'esperienza anche dei miei genitori, che tuttora fanno un lavoro, cioè sono laureati in economia ed hanno entrambi frequentato il classico. Mi sento di portare in alto il nome di questa scuola soprattutto per la preparazione che ovviamente sto ricevendo io, che molti hanno ricevuto nel passato, e posso dire con quasi assoluta certezza che chi esce da questo percorso di studi ha una preparazione completa a 360 gradi che gli permette di intraprendere le più disparate strade senza problemi. Capisco anche che ci sono molti ragazzi che invece ancora non sono decisi, non sanno quello che vorranno fare in futuro, e per questo penso che il classico sia più completo, il liceo più completo, perché riesce appunto a far andare ogni anno persone sia in facoltà umanistiche come lingue appunto, ma anche economia, ma anche per esempio giurisprudenza, ma anche appunto in facoltà di tipo scientifico come quelle matematica oppure fisica e ingegneria.